Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Arredo Bagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Buonasera, buonasera, sono le 19 come ogni venerdì. Calcio Nate Flash, il contenitore che abbiamo recentemente istituito perché vi possiate ascoltare, possiate sapere delle ultimissime prima della gara di campionato che per quanto riguarda questa settimana andrà, mi viene a dire, andrà in onda dai televisori, sarà giocata domenica a partire dalle 19:30 in quel in Calabria, no? Andiamo in Calabria, Crotone, quindi Crotone, Ezio Uscita di Crotone, dove il nostro Salvo Russo sicuramente ci curerà il commento in diretta. Quindi Vincenzo La Corte e oggi è introdotto Salvo Russo. Eccoci qua, buonasera ai nostri amici che ci seguono da casa e che potranno interagire con noi, lo possono fare attraverso il numero WhatsApp 340 051 1286 o attraverso l'app o ancora meglio attraverso i nostri canali social, la pagina Facebook dedicata Calcionato i Commenti in Casa Rossazzurro, per seguire tutta la nostra trasmissione streaming. È tanto complesso che abbiamo un papello che volentieri vi facciamo vedere, lo ripeghiamo velocemente, canale 15 e 18, stessa tecnologia per il canale 268 sulle frequenze nazionali. Poi ancora il sito istituzionale www.globusmagazine.it/video, le piattaforme streaming Twitch e TV Dream, del social Facebook, ne ha già parlato Salvo, siamo appoggiati su Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, poi Local TV e Cyber TV per dare maniera a tutti i tifosi rossazzurri in tutto il mondo di poterci seguire, e in effetti ce ne rendiamo conto di volta in volta, dell'app Globus Network Italia, sappiamo già, programmazione TV e programmazione radio a disposizione. Perfetto. Tutto il giorno. Tema. Allora, da cosa si comincia, caro Salvo? Si può iniziare da tantissime cose. Facciamo un passo indietro o iniziamo da quello che è successo la settimana scorsa? Magari velocemente, perché ci sono tante cose, sì, da vedere. Sì, anche per capire poi l'evoluzione, certo, di quello che accadrà invece a Crotone. Infatti. La squadra sta lavorando, si sta preparando a questa trasferta molto importante, perché da Crotone naturalmente si attende quel cambio di rotta, quantomeno per quanto riguarda i risultati. Contro il Messina la prestazione c'è stata, c'è stato anche quel gioco non così spumeggiante come era stato ad inizio di stagione, no? Quando il Catania aveva una certa identità anche di gioco, una certa espressione, però rispetto per esempio alla partita interna con Latina, si è fatto molti passi avanti, certo. Si è tirato in porta, si sono create delle situazioni anche molto propizie, però il risultato è rimasto ad occhiali. E se è vero che molti gol sono stati sbagliati, dobbiamo dire che almeno un paio di occasioni ci si è messo il portiere poi a dire di no. Quindi sì, non tutto, sì, è stato sbagliato. Diciamo che è una di quelle partite dove a volte il calcio è così, è una materia un po' strana, un po' bizzarra, complessa, perché a volte puoi con una sola azione, no, vincere una sfondare, partita, chiaro, e in altre circostanze arrivi sotto porta 8-9 volte e succede, però che il pallone non entra e quindi poi questo è. C'è tanta attesa anche per capire quanti giocatori rientreranno, ci sono, sì, quelli che rientrano dalla squalifica, ma soprattutto capire le condizioni per esempio dei giocatori che sono già stati inseriti in rosa domenica scorsa e che potrebbero essere confermati. Uno di questi è De Rose, vediamo la sua autonomia, e questo ci proietta sicuramente a parlare di questa giornata, 14ª giornata, quindi andiamo a vedere la grafica sfide, doc. Tutte le partite della 14ª giornata, vediamo se arrivano. Anche questa giornata molto importante, no? Ci sono delle sfide, sì, sì, che possono delineare una nuova classifica. Questo è tutto, questo che stiamo vedendo adesso è tutto lo sviluppo del gennaio, del tabellone, allora, compresa anche la Coppa Italia. Ne approfittiamo per dire che
magari non arriviamo fino a gennaio, ma tutto il mese di novembre è caratterizzato da sfide molto importanti, compresa quella di Coppa Italia. Quindi partiamo sicuramente da Crotone Catania, che si gioca appunto domenica alle 19.30, poi il quindicesimo turno, Vincenzo. Sì, il quindicesimo turno sarà uno strano anticipo, no? Perché sarà di venerdì, no? Per noi mi sembra che mai abbiamo giocato di venerdì. Non è ancora capitato. Esatto, quindi venerdì 15 novembre si gioca alle 20.30 al Massimino la partita di campionato, il derby contro il Trapani. Posso dire che scelta opinabile per quanto riguarda il cartello, c'è un derby come Catania-Trapani giocato di venerdì, adesso... Sì. Beh, venerdì peraltro alle 20.30, quindi questo significa che... soliti problemi del quartiere, problemi circolazione, la gente problemi... che rientra si interfaccerà con quella che va allo stadio. Allora, speriamo di avere i tifosi del Trapani a Catania, anche perché... Non ci dovrebbero essere problematiche. No, c'è una sorta di gemellaggio, quindi non ci dovrebbero essere problemi di sorta. Certo. Però questo comporta naturalmente tutta una serie di problemi logistici, soprattutto per i tifosi del Trapani, che debbono subirsi il viaggio magari di ritorno a notte fonda. Assolutamente sì. E quindi, non lo so, poi, mi pare che è una scelta da... Sì, come tante ne vedremo ancora. Beh. Poi si andrà al turno successivo, il sedicesimo, si giocherà di sabato che invece è stata una delle date più gettonate per questo campionato, e si andrà in quel di Avellino, si gioca alle 19, quindi sedicesima giornata. Si gioca alle 15. Alle 15, scusate, sì. Poi di nuovo Trapani e di nuovo Massimino, perché la gara di Coppa Italia è prevista per il turno in essere martedì 26 novembre. Credo siano gli ottavi di finale, no? Sì, è previsto al Massimino. Dopodiché il vincitore... Sempre alle 20.30. Alle 20.30. Dopodiché il vincitore, sia il Catania, che noi ci auguriamo con tutto il cuore, dovesse essere anche il Trapani, affronterà per la prima volta una trasferta, se fosse il Catania, come, perché il prossimo turno sarà in casa della vincente di... Sì. Non ricordo adesso Arezzo e un'altra Perugia, forse Arezzo-Perugia, non vorrei tempo sbagliare. Debito, poi parleremo. Poi lo verificheremo. Italia non è quella. Si chiude novembre col 17° turno, ancora una volta sabato, e ancora una sfida partita al Massimino, sfida contro la Cavese a partire dalle 17.30. Questo il mese è un po' il mese di novembre. Nel frattempo saluto velocemente chi già ci sta facendo viva, quindi Enzo Rossi, che dice anche vinceremos in maniera diciamo eclatante, e Lorenzo Giuffrida che ci dà la buona serata. Allora andiamo a vedere questo turno, 14° turno di Serie C completo con tutte le partite, se c'è la grafica, altrimenti andiamo avanti. Sì, c'è, eccola qua. Si inizia sabato con le sfide appunto in programma, sono quattro: Casertana Monopoli, Trapani Cavese, Picerno Benevento e Latina Sorrento. Le sfide di domenica, Vincenzo? Sì, per quanto riguarda domenica si comincia con Potenza Avellino, poi ancora Foggia, Juventus Next Gen, il Messina se la vedrà col Giuliano in casa loro, poi Crotone, Catania, ne abbiamo già parlato, Taranto Audaci Cerignola, quindi un derby che si gioca lunedì. Lunedì e si chiude con Turris Team Altamura ancora lunedì. Restiamo un attimo su questa grafica per dire, oltre che dell'impegno del Catania a Crotone, che poi ci sono una serie di sfide molto importanti, tipo Casertana Monopoli, perché la Casertana prima o poi deve darsi una mossa, no? Deve svegliare soprattutto in casa. Monopoli che Sorniona però è lì. Diciamo che nelle zone alte, borderline tra diventare una grande o diventare una o restare medi. Adesso qui dovremmo capire qualcosa. Il Trapani va in cerca di riscatto dopo due battute d'arresto, c'ha un ospite come la Cavese, che è squadra ostica. Comunque penalizzazione fortissima arrivata pochi giorni fa. Sì, e poi AZ Picerno Benevento. Questa è una sfida che potrebbe essere davvero molto interessante, perché il Picerno in casa è una squadra che si fa rispettare. Tutto rispetto, venendo in questo momento un rullo compressore, però è chiaro che no, ci si aspetta magari dal Benevento un attimo di relax, anche se poi la squadra in ora non c'è stato. È abituata, no, agli scontri diretti. Scendendo ancora Potenza Avellino, con l'Avellino che chiaramente ha sete di riscatto dopo la sconfitta rimediata di 7 giorni fa,
e poi il Foggia, che nel frattempo ha cambiato guida tecnica perché è andato via, si è dimesso Ezzelino Capuano, al suo posto arriva Zauri. E poi il Messina, che ospita una formazione che in questo momento è tra le migliori, è la rivelazione di questo scorcio di campionato, che è Giuliano. Sì, sì. Una città poi... che si è ben assestata nelle stagioni precedenti, proveniente dalla D un paio di stagioni fa, e quest'anno sta dando il meglio di sé, devo dire. E poi il derby del lunedì, Pugliese, Taranto, Cerignola, con il Taranto penalizzato, ultimo in classifica. Ora vedremo l'impatto in classifica. Certo. Andiamo a vedere questa classifica allora. Queste sono ancora le sfide. Andiamo a commentare velocemente questa classifica. Allora, Vincenzo. Sì, dunque, partiamo dalla capolista Benevento, che allunga ulteriormente, quindi 29, poi dietro l'Audace Cerignola, che comunque diciamo è a ruota, sono 4 punti, 4 lunghezze di distanza, essendo a quota 25. Monopoli Giuliano 23, vedete come sono interessanti queste situazioni di classifica. Avellino 22, Potenza 21, Catania e Sorrento 20, Trapani e Picerno 18, e con questo chiudiamo lo schieramento della parte sinistra della classifica per andare su quella destra, dove in alto abbiamo Cavese e Crotone a quota 17, Team Altamura a quota 15, Turris 13 ancora la Casertana. Affrontiamo la zona playout, la probabile zona playout, l'attuale diciamo zona playout, Latina 11, Foggia 10, 10 anche la CR Messina, 7 la Juventus Next Gen, che non è più l'ultima in virtù dei 4 punti di penalizzazione che subisce il Taranto, che sprofonda a quota 6. Bene, questa è la classifica, insomma, questi sono i numeri. A proposito di numeri, più tardi vedremo delle grafiche molto interessanti che sono state preparate come sempre dal nostro amico Salvo Ferigno, che salutiamo e ringraziamo. E adesso andiamo a vedere quello che invece la vigilia di questa, di questo incontro. Il Catania è reduce da una sorta di risultati che non hanno soddisfatto, naturalmente. Certo. Ci si aspettava qualcosina in più. È vero. E quindi come dire, ci si auspica il cambio, cambio di rotta immediato, di rotta per quanto riguarda i risultati. È una sfida però da prendere con le molle. Storicamente questa è una sfida molto equilibrata, perché i precedenti dicono che ci sono 4 vittorie a testa e anche 4 pareggi nelle, quindi 12 più equilibrio sfide. Di questo più equilibrio di questo. E quindi diciamo che tutto sommato è un campo che potrebbe in qualche modo, visto anche le caratteristiche della squadra, agevolare il compito appunto della formazione di Toscano. Toscano che potrebbe avere finalmente alcuni giocatori importanti a disposizione. Guglielmotti per esempio e Coini che rientrano dalla squalifica, ma anche De Rose, che è stato convocato, così come D'Andrea settimana scorsa. O lo stesso Lunetta. Poi c'è da capire quali saranno le scelte. Certo, no? Certo. Vere, se ci sarà una sorta di turnover o se invece, visto appunto i rientri e quindi non dovrebbero esserci più di tante variazioni, se Toscano opterà per confermare al massimo la stessa formazione che abbiamo visto col Messina. Infatti. Detto questo, c'è da dire subito, ma è notizia che ormai conosciamo a memoria, che la trasferta è stata vietata. Anche questa trasferta è stata oggi vietata. Oggi è arrivata la conferma, quel che sospettavamo purtroppo sì, è stata vietata, ha avuto luogo, ma c'era poco da immaginarsi di positivo dopo gli eventi di domenica scorsa, no? In quello di Tauria, dell'area di servizio sì, di Tauria, in Calabria, proprio in sulla Calabria. A2, sull'autostrada del Mediterraneo. E questo perché poi ci chiediamo perché spesso arrivano questi dinieghi in queste trasferte, quando ci sono gli incroci tra tifoserie, no? Per par condicio diciamo che anche ai tifosi della Cavese è stata impedita la trasferta a Trapani, prevista per sabato la partita. Sì, quindi... proprio si tratta di evitare gli incroci sulla strada. Sì, ecco, è quello il principio che governa Il principio è proprio quello. Sì, sì. Allora, abbiamo parlato di questa partita, domani... alle 12.30 l'attesa conferenza stampa a pregara di Mimmo Toscano. Naturalmente cercheremo di capire qualcosa in più in merito
alle scelte tattiche, esatto, in merito soprattutto alla disponibilità di questi giocatori che rientrano. Allora andiamo a vedere le formazioni, le probabili, sì, formazioni. Sì, il must di ogni puntata, no? Partiamo da te, partiamo col Crotone. Partiamo col Crotone, io me la leggo, me la godo dal PC, che è ancora più, sì, facile. È ancora allora più facile. Allora, in porta il numero 22, D'Alterio, difesa 4 con la linea, con gli esterni Guerini e Giron, e i centrali Carnielutti e Di Pasquale. Poi abbiamo i due di centrocampo, quindi Schirò e Gallo. La linea 3 per quanto riguarda i trequartisti dietro la punta, quindi Ovisak oppure Silva, Tumminello, che è un nome che in Sicilia conosciamo benissimo, sì, Vitale oppure Visak, che Ovisak che eventualmente fa il cambio con Silva, può fare tutti e due i ruoli. Punta centrale Gomez, unica punta Gomez, che torna sempre questo quel Gomez che per tutta l'estate, ti ricordi, no? Infatti, durante infatti, tutta la sessione estiva, no? Si diceva era vicinissimo al Catania, poi però... Parlavamo, ci sono tanti nomi interessanti in questo Crotone, il fatto che sinora questa squadra non si è esplosa, però ci sono tanti nomi interessanti. Parlavamo c'è prima, c'è Guerini che parlavamo prima di questo Guerini a microfoni spenti, sì, caro Salvo, ex Atalanta, primavera Atalanta, è in prestito dall'Atalanta. E quando si parla di Atalanta togliamoci il cappello, perché sono sempre signori proprio, giocatori. Appunto Guerini finora ha quasi giocato sempre, sì, almeno 12 almeno partite, 10 presenze se non ricordo da titolare, male. Sì, e sì, qualche sì, altra sì, apparizione. Sì, peraltro sì, credo che sia un 2000 dovrebbe essere un 2005 addirittura. 2005 o 2004, comunque molto giovane. Sì, sì, nata a Brescia. Forse ventenne, quindi 2004. Nata a Brescia, compare di Alessio Castellini. Di Alessio, di Capitan Alessio. Ora abbiamo detto questo non a caso, perché invece dobbiamo celebrare proprio il capitano rossazzurro. Ti sei dato l'assist. Sono dato l'assist da solo. Grazie parlando a Guerini. Parlando di Brescia. Perché a Crotone Alessio Castellini indosserà per la centesima volta la maglia rossa-azzurra e lo farà ancora una volta da capitano. Questa è una slide che abbiamo trovato, presa a prestito dalla scorsa stagione, quindi non è aggiornata, però è chiaro che no, volevamo appunto sottolineare come alla terza stagione consecutiva con la maglia del Catania. Simbolico, certo, sicuramente sì. Castellini non ha saltato una partita quest'anno e lo scorso anno credo a memoria forse una o due, ma più sì, di tanto. Sì, le defezioni di Castellini veramente sono, non c'è bisogno nemmeno di una mano per contarle, basta uno o due dita al massimo, perché davvero si contano proprio su uno o due dita. E comunque nonostante la giovane età e però la grande esperienza con la maglia rossa-azzurra, Capitan Castellini credo sia oggi in questo momento davvero un leader, un esempio da additare, sì, sì, assolutamente, indiscutibile di questa formazione. Sì. A proposito di formazione, allora la formazione, la probabile andiamo, formazione... Andiamo ai nostri colori, andiamo a rossa-azzurra e vediamo chiaramente la conferma in porta di Adamonis, ormai rientrato... perché sapevamo da inizio stagione che sarebbe stato il numero uno prescelto da Toscano, la classica linea 3 che tanto fa bene, perché ricordiamo che è una delle migliori difese del girone, in ogni caso, al di là di qualche giornata velenosa che è arrivata esatto, al nostro cuore, però dobbiamo riconoscere quel che è vero, Gherardi, Di Gennaro e Castellini sono una garanzia assolutamente. Vediamo un po' cosa succede sulla mediana. La mediana che conta sul rientro di Guglielmotti, lo hai già anticipato tu. Dall'altro lato chiaramente Anastasio indiscusso. E poi questa linea, questi due di mediana che sarebbero Quaini e Verna. Un Verna che è un po' da tutti è stato un po' additato come un po' spento, no? Un po' diciamo non proprio performante come le prime gare. Forse affiora un po' di stanchezza, forse affiora un po' di come dire, di inconsuetudine nel ruolo, no? che comincia sai, forse un po' a pesare. Sai Vincenzo, c'è anche da considerare un altro fattore, i centrocampisti spesso sì, sono abituati a giocare, non dico a coppia, ma quasi, nel senso ah, che sì, 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 debbono avere accanto un supporto continuativo, un supporto diciamo, con qualità sì, e quantità diverse sì, sì, rispetto sì, sì, alle proprie. Hanno bisogno di conoscersi davvero bene. Ora probabilmente è anche vero che Verna ogni volta ha un compagno diverso, quindi deve adattare anche il suo gioco a quello del compagno diverso.
E io credo che quella continua a essere la zona nevralgica del Catania, sì, dove sì, purtroppo continuano a pesare le assenze quelle importanti di lungo corso, vedi Sturaro, no? Vedi di Tacchi, sì, Sturaro, diciamo sempre le stesse cose, ma però è anche vero, sono questo, la differenza sta proprio lì nell'equilibrio di quel reparto. Assolutamente. Andiamo a chiudere la probabile formazione con i terminali offensivi, che sono i trequartisti Jimenez o Luperini in alternativa e Carpani in avanti, uno tra Inglese e Montalto. Probabilmente partirà Inglese, che in effetti sta dando veramente molto rispetto a quello che in un primo momento un po' ci attendavamo, un po' veramente, come dire, dispiaciuti del fatto che non fosse partito. Poi quando è partito, evidentemente è tutta un'altra storia e ne siamo consci tutti quanti. Andiamo a salutare anche Fabrizio Andolfo. Ho un presentamento, domenica vinciamo a Crotone, e noi saremo lieti del fatto che Salvo ci racconti questa vittoria da Crotone, yeah, speriamo. Poi Alfio Di Stefano, il nostro amico Alfio, che salutiamo. Il gruppo è forte, sono molto fiducioso, in attesa di sfoltire l'infermeria il più presto possibile. Ancora Fabrizio Andolfo, ci riprenderemo alla grande. Alfio Di Stefano, tutti questi divieti non portano da nessuna parte, ci vogliono pene severe per chi incorre in tutti quei fatti che non hanno nulla a che fare con lo sport. Chi commette simili violenze non può essere definito sportivo. Eh sì, lo sappiamo, tutt'altro che definire sportivo. Una interessante osservazione sempre di Fabrizio Andolfo: si vocifera di un reintegro di Chirico, sarà vero? A me giunge proprio nuova come cosa, che poi ci sia, nelle che poi vociferare ore, si può dire tutto il contrario di tutto, però non penso proprio che allora, nelle sia ultime ore ci sono delle voci, anche perché, diciamolo francamente, no, ormai ci avviciniamo ad un'altra scadenza molto attesa per tutte, sì, le società, sì, cioè la campagna, il mercato invernale, diciamo, il mercato invernale. Non manca moltissimo, però è chiaro che in questo momento tutte bocce ferme. Fagiano domenica scorsa lo ha detto, lo ha fatto capire, lo ha fatto intendere chiaramente. Al momento si sta lavorando, questo è, e si stanno concentrando le forze sulla squadra che in questo momento si deve fare sull'organico, in questo momento è a tutti gli effetti titolare nel Catania. Poi arriverà il momento del calciomercato, ma al momento non c'è nulla. Così come le voci sono quelle, così come si era parlato anzitempo qualche settimana fa, dopo i vari infortuni di un probabile reintegro di Zanellato, poi non se ne è fatto nulla. È vero, una delle prime voci. Una delle prime voci. Adesso poi invece arrivò Celli come reintegro. Poi arrivò Celli, che probabilmente in un ruolo che forse in quel momento insomma, era, si era temuto era qualcosa di più, infatti. Su Chirico, però l'interrogativo è grande per tanti motivi. Chirico poteva anche essere una scelta confermata durante la aveva già le sue estive. Offerte aveva le sue offerte aveva le sue offerte, pare che le abbia quasi del tutto rifiutate. La società ha fatto altre scelte. Reintegrare adesso Chirico, punto interrogativo, magari poi lo chiederemo, non lo so, a chi di dovere, ma fino ad oggi non c'è nulla assolutamente di nulla di ufficiale, quantomeno ci sono delle voci, ma non arrivano dai canali ufficiali, diciamo, giù di lì. Sulle parole che hai detto appena pochi minuti fa sul centrocampo, c'è un'interessante considerazione di Mauro Vaccaro, che salutiamo. Se fossimo stati al completo avrei detto possiamo giocarcela, vedendo il Crotone penso il contrario. Serve un cambio modulo per far rifiatare il centrocampo, tra parentesi non adattare, far rifiatare il centrocampo e non adattare. Si ricollega un po' a quel discorso di cui parlavi tu, Verna, con che si trova sempre un interprete diverso, un compagno diverso, sì, e momento, questo va a scapito della totale è integrazione. Però al momento è un centrocampo adattato. Perché se consideri che Verna pare che continui non abbia la sua posizione ideale. Ricordiamo che Quaini ancora una volta va a fare centrocampista adattato, quando lo abbiamo elogiato come difensore centrale, anche esatto, se lo scorso anno ha fatto vedere le sue qualità anche in quel ruolo. Fece nel che lo stesso Carpani in questo momento viene utilizzato in un altro, in un ruolo che magari non è proprio quello suo ideale. Quindi al momento questo è a Catania, questa è azzita, ma nel senso buono, nel senso che poi Toscano
deve necessariamente far giostrare quello che ha a disposizione al centrocampo. Io credo che Toscano sia il primo che no, spera prima o poi il più presto possibile di avere quel reparto con quei giocatori completo, con quei giocatori che abbiamo ammirato all'inizio di stagione. Francesco Cammarda, secondo voi in questo momento la squadra è mentalmente pronta ad affrontare tre squadre forti? C'è un trittico di incontri importanti. Bella considerazione. E si deve andare per forza di partita in partita. Non c'è da fare tabelle, non si può. No, posso rispondere con quello che finora il campionato ha detto e le sfide che il Catania ha sostenuto. Cioè, nel senso che quando il Catania si è trovato al cospetto di squadre titolate che giocano a viso aperto, che la partita la interpreta in un certo modo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, i risultati sono arrivati in qualche modo. Paradossalmente il Catania ha avuto grosse difficoltà quando ha giocato con squadre che non ti fanno giocare, che chiudono gli spazi, che si difendono indietro, che ti fanno un pressing asfissiante, e quindi noi abbiamo perso punti con le squadre, diciamo, di seconda fascia, ecco, tanto per dire. Giocare con il Crotone, che è una squadra di categoria, una bella realtà. Attenzione, il Crotone è sempre una squadra di categoria, e poi affrontare Trapani, Avellino, eccetera, può essere uno stimolo, ritrovare la condizione per confrontarsi con squadre che comunque hanno qualcosa da dire anche dal punto di vista tecnico. Quindi bisogna capire poi se, sai, facendo l'analisi molto stretta, dopo 13 giornate, l'unica partita sbagliata dal Catania, che purtroppo ha pesato enormemente sul rendimento poi delle ultime partite, è la sconfitta interna con la Latina. Su quella non ci piove. Quella è stata veramente la doccia fredda. È quella la doccia fredda. C'è un'interessante, come dire, alternanza di giudizi su questa voce di Chiricò. Fabrizio Andolfo insiste, darei una possibilità, l'anno scorso non c'era né un allenatore né un gruppo, chissà. E invece Enzo Rossi risponde che sarebbe totalmente controproducente, ma soprattutto Francesco Cammarda a dire esattamente perché non serve, non per il giocatore ma per come gioca il Catania. Quindi Chiricò è un esterno puro, sì, e Toscano non ha voluto nessuno degli esterni puri, tant'è che il Catania ha liquidato Cicirelli, ha liquidato Chiarella. Sì, la schema del Catania in questo momento prevede esterni veloci, che però hanno altre caratteristiche. Non ali, diciamo. Beh, diciamo che al Catania in questo momento manca un mediano, fondamentalmente, uno che possa dettare i tempi di gioco. Però interessante anche il quesito di Giovanni Marra, che dice: ma come si fa ad arrivare al mercato di gennaio per un eventuale scambio senza mettere in vetrina lo stato di abilità in campo per Chiricò? Cioè, dice, diamo una possibilità a Chiricò in modo che possa far vedere di che pasta è appetire qualcuno. Ci sono delle dinamiche diverse, perché intiri il giocatore per poi eventualmente darlo in prestito o cederlo ad altre, non lo so, sono strategie che non ci competono poi. Infatti, comunque, continua questo colloquio a distanza fra Enzo Rossi e Fabrizio Andolfo, ognuno sostiene la sua tesi, tutte cose molto interessanti, ma bene o male sono cose che poi... Questa è una suggestione, su questo non ci piove, perché Chiricò comunque, ricordiamo, è un giocatore di qualità. Lo scorso anno, per la verità, non ha mostrato il meglio di sé, però poi bisogna capire, no? Lui Enzo Rossi ricorda, il campo lo diceva, dopo Caserta si è spento, dopo quel 4-0, no? E con lui il Catania, che era stato costruito, gravissimo errore su di lui. Possiamo probabilmente anche queste... sì, incidono tanti fattori. Sei già pronto? Ma prima di ci questo, sono anch'io, ma io non posso venire. Ma prima di questo, e poi andiamo a chiudere perché credo che siamo al limite. C'è una grafica molto interessante preparata da Salvo Ferrigno che ci fa vedere il rendimento squadra per squadra dei marcatori. Una cosa che sta suscitando molto interesse, questa di vedere in effetti qual è la situazione reale, marcatori, gol fatti di ogni reparto offensivo delle squadre che sono le nostre competitor più importanti. Quindi la possiamo vedere un attimino, regia, a partire dal Trapani, se non ricordo male, parte con il Trapani. No, non questa, no, non è questa. Non questa, Gaetano, quella lì interessante fatta
a scala mobile, insomma. La settimana di gimnastica, tipo la sciarada, ecco, questa qua. Benissimo, classifica reparto d'attacco, una nuovissima innovazione qui presentata dal nostro amico Salvo Ferrigno, quindi il Trapani con 6 attaccanti realizza 19 reti, ricordiamo che si parla di attaccanti, quindi solo attaccanti, punto centrale, esterni, alti, ma non trequartisti o centrocampisti offensivi e quant'altro. Neanche difensori. Perfetto, quindi Benevento con soli 4 attaccanti arriva a 17 reti, l'Avellino con 4 arriva a 15 reti, il Picerno con 6 attaccanti ne fa solo 13, il Potenza con 3 attaccanti ne fa 13, l'Audace Cerignolo 4 attaccanti 12 reti, e poi abbiamo i 5 attaccanti con 11 del Giuliano, quindi si scende poi gradualmente nelle posizioni di classifica fino ad arrivare al Catania che ci lascia effettivamente di stucco, perché gli attaccanti che hanno giocato sono effettivamente solo 2, sono Montalto e Inglese, per un bottino troppo strimanzito di appena 6 reti, di cui ricordiamo un rigore realizzato da Montalto. Sai perché è interessante questa grafica? Sì. Ringraziamo Salvo Ferrigno, perché ti fa capire anche la composizione della rosa. Ora, sì, il Trapani ha segnato con 6 attaccanti, significa che il Trapani ha sfruttato in campo praticamente 3 reti ciascuno, possiamo fare una media da subentrati o da titolare, comunque tutto quel reparto, le bocche di fuoco a disposizione sono 6, mentre il Benevento ne ha sfruttati quantomeno in rete sono andati 4 attaccanti, quindi va oltre la media di 4 gol per partita. Il Picerno, quasi l'Avellino, arriva più o meno alla stessa media del Benevento. Interessante anche il Picerno, che ha 6 attaccanti in organico e 2 reti ciascuno, su 2 reti ciascuno più o meno è quella la esatto. È chiaro che al Catania i numeri poi ci dicono anche questo, no? I 2 attaccanti che hanno segnato, soprattutto uno, perché Inglese ha totalizzato 5 reti da solo. Esatto. Quindi anche questo può essere un dato importante. Poi bisogna vedere gli altri. Sì. Vabbè che il Trapani ha Lescano come goleador, però può essere 10 interessante. 10 reti soltanto lui, certo. Questo discorso. Sì, è una veramente una classifica. Così come vedi, no, sì, la stranezza del calcio, sì, in Latina... 0 reti, da 0 attaccanti. Perché esatto, perché nessun attaccante con il gol di un perché esterno. Nessun attaccante ha segnato un gol. Ecco perché spieghiamolo 0, non è che Latina non ha attaccanti. No. Nessuno degli attaccanti ha realizzato una rete, ecco perché c'è il doppio 0. Vabbè, direi che molto, su questa grafica settimana dopo settimana possiamo tornarci, sì, evidentemente, e vedere gli eventuali sviluppi migliorativi. E poi speriamo. Vedere sì, chiaramente. Allora, grazie naturalmente a Salvo Ferrigno. Credo che siamo in addirittura d'arrivo. Ci siamo. Dobbiamo solo ricordare l'appuntamento di domenica. Ecco, cioè abbiamo la clip, se non ricordo male, per domenica. La regia. Globus Television presenta Stadio Studio Live. Vi aspettiamo domenica 10 novembre 2024 dalle ore 19. Segui con noi l'incontro Crotone-Catania. In studio Enzo Stroscio, Benny Greco, Cataldo Paradiso, Alfio Di Stefano. Dallo stadio di Crotone Ezio Scida, Salvo Russo. Tutto questo su Globus Television. E sulla pagina ufficiale calcionate i commenti in casa rossazzurra. Benissimo, quindi domenica saremo puntuali dall'Ezio Scida. Al solito cominceremo 30 minuti canonici no? Sarà il direttore a condurre dallo studio e Salvo Russo con la regia di Gaetano Ligregi, come sempre in trasferta, quindi dall'Ezio Scida, che nuovamente calpestiamo con le nostre cose. Ci siamo. Saremo lì. Quindi buona trasmissione, caro Salvo. Speriamo Tre ore e mezza, quattro ore e mezza. Una bella prestazione che dia anche dei frutti, e quindi poi ci vedremo sicuramente lunedì per commentare l'esito di questa gara che speriamo veramente con tutto il cuore sia prolifica per il Catania. Mi sembra che sia tutto, Salvo. Assolutamente sì. Possiamo quindi andare ai saluti. Vincenzo La Corte. Da Salvo Russo è tutto, grazie a Gaetano Ligregi come sempre, a Gianluigi Caruso e la redazione curata da Fidia Stroscio. Questo programma è offerto da Jego Motor, concessionaria moto e scooter dal 1962 a Catania. Raimondo Ceramiche Redobagno, vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania.